qui a Scolpire in Piazza, sempre a 16ª edizione, con noi c'è un altro artista, Antonio De Marini. Di dove sei? Di Giulianova. E sei stato invitato qui a mostrare il tuo lavoro, le tue opere? Sì, mi hanno chiamato tempo fa per appunto partecipare a questa edizione di Scolpire in Piazza ed eccomi qua. Per te è la prima volta? No, sono già la seconda volta qui a Scolpire in Piazza, la prima nel 2009 e adesso nel 2015. Noi vediamo la tua opera, ormai penso che sia quasi terminata. Cosa rappresenta? Sì, manca poco, siamo quasi alla fine. Il titolo è Dialogo. Dialogo è su un unico blocco intero di pietra arenaria spagnola. Come potete vedere, insomma, l'intaglio è indiretto tramite diverse tecniche col taglio e con gli utensili. Dialogo tra le forme. Io cerco sempre di lavorare sull'equilibrio, sulla pulizia della forma che impongo alla materia. Quindi abbiamo un elemento verticale con una sorta di passaggio che comunica in qualche modo con quest'altra forma. Cercare un equilibrio, uno zen, un'armonia. Ci sarà anche un bel gioco di ombre una volta che c'è il sole che gli darà la luce. Sì, io lo spero, perché la luce attiva in qualche modo il meccanismo di queste sculture che io realizzo. Diventano in qualche modo femmina nell'atmosfera, ecco. La luce dà poi le sue sfaccettature di chiaro e di ombra. Senti, da quanti anni è che scolpisci? Direi da sempre, credo. Sì, da che ho memoria, da quando ero ragazzino, ecco, in laboratorio di mio padre, che era un ebanista, utilizzavo i pezzi di legno, ecco, quindi da giovanissimo, sì. Poi ecco, ho continuato con il liceo artistico, l'accademia, la specializzazione, eccetera, eccetera. Sei nato artista comunque, artisti si nasce e poi uno magari si perfeziona alla scuola. Io credo che tutti nasciamo artisti, in qualche modo con diverse forme, strumenti e linguaggi, ma lo siamo un po' tutti, sì. Bene, noi ti ringraziamo e ti lasciamo al lavoro. Grazie mille. E ringrazio io, buona serata.